In questo video sembra che ho perso tutto, ma in realtà sono stato adottato da una famiglia di dominatori del fuoco. Riuscirò a diventare parte della loro tribù. Mi raccomando, compri il fumetto che lo trovi in tutte le librerie d'Italia e su Amazon. E il fumetto di FRZ e tutti gli FRZ devono avercelo. Taggami su Instagram se lo compri. Ah, che bello governare un palazzo da solo. Sono davvero il bambino più contento del mondo. Cosa? Cosa sta accadendo? Chi sono quei tizi? Aiuto! Rovinando tutto! Erano dei maiali ragno! Ma com'è possibile? Evacuiamo! Oh mio Dio! Ragazzi, in questo momento dovete lasciare like per aprire questa porta in bedrock gigante! È l'unico modo! Stanno arrivando! Li sento arrivare! Guardateli, sono lì sopra! Oh no! Ecco, stanno arrivando i like! Bravissimi! Oh sì! Via! Oh mio, fortunatamente! No, il mio palazzo! Non ci voglio credere! Io avevo il mio palazzo pregiato e sono arrivati dei mostri a distruggerlo in 3 secondi! Uffa! Non è possibile una cosa del genere! Servirebbe qualcosa! Ragazzi, in questo momento la maggior parte di voi non è iscritta al mio canale. Iscrivetevi, così che magari possa accadere qualcosa in questa mia vita. Solamente movimentata dalla ricchezza e basta. Cosa? Ma che cosa sono quelle cose? Oddio. Ma c'è qualcuno che sta bruciando quella foresta. Magari posso andargli a parlare e possono aiutarmi. Forse stanno cercando anche loro qualcosa. Ma speriamo che non siano quei mostri, cavolo, di maiali, eccetera. Perché altrimenti potrebbe essere un problema. Ok, andiamo a vedere. Eccoci qua. Aia. Eccoci qua. E voi che team siete? Siete team fuoco o team acqua? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Quando cercate, ad esempio, quando scegliete il Pokémon, quale prendete? Quello fuoco, acqua o terra? Scrivetemelo, che sono curioso. Io prendo sempre il fuoco perché mi piace il fuoco, cacchio. Ma qua c'è un casino. C'è qualcuno? Ehi là! Tesoro! Eh? Dove sei? Dove sei? Ehi! Dov'è? Figliolo! Esci! Brucerò tutto finché non lo ritroveremo! Ciao! Ma sei tu! Ehi, l'ho trovato! Figliolo! E voi chi cacchio siete? Scusatemi! Cacchio! Troppo male! Scusami! Ma cosa volete? Figliolo, siamo noi! Siete voi? E chi siete voi? I tuoi genitori! Cosa? Io non ho mai avuto i miei genitori. Io sono nato e cresciuto all'interno di un palazzo da solo, che è appena stato distrutto da delle cose strane. Tesoro, ha sbattuto la testa. Sì. Ma mi prendete in giro? Ma no! Ma di che cacchio state parlando? Io sono un bambino normale, non sono un... Che cosa siete voi? Noi siamo dei dominatori del fuoco e lo sei anche tu. Esatto. Davvero? Wow, che figata. Non ci credo neanche per metà. Ci vediamo. Dai, figliolo. Torna qui, figliolo. No. È la testa che dice che stai sbagliando. Vero? Sì, va bene. Sentite, io sono un re, non posso stare dietro a queste cose. Va bene, grazie. Ecco. Figliolo. Torna qui. Che cosa? Cosa volete? Non ti ricordi di noi? Appunto. No, non mi ricordo per nulla di voi. E allora non vuoi neanche imparare i tuoi poteri da dominatore del fuoco? Esatto, la promessa che ci siamo fatti, che saresti diventato il più grande dominatore del fuoco esistente. Te ne vuoi andare? Così! Forse sono un po' interessato. Io non capisco per quale motivo mi avete rotto la mia divisa da re e mi avete inconciato così in questo modo brutto. Stai tranquillo, perché non volevamo si bruciasse. Allora. Esatto, sono i tuoi vestiti di sempre quelli. Quindi avete detto che siamo tipo nella zona dei dominatori del fuoco, tipo? Sì. Esatto. Wow, figo. Ok, abbiamo bisogno di attivare i tuoi poteri, quindi dobbiamo mettere una carota d'oro. Ok. Un fungo. Un grandissimo fungo. Oh, oh. Questa pozione magica, che non ti dirò che cos'è. Ok. E lo zucchero di canna. Oh. Questo melone dorato. Un cristallo dell'End. Ci sono un sacco di ingredienti. E infine l'ingrediente più importante. Il fumetto della Craft University. Mi raccomando, compratelo, Ok. Aspetta, no, ma io lo volevo leggere.
Vabbè. Vabbè, dai, lo devi comprare, mi dispiace. E adesso? L'ingrediente L'ultimo finale. Ingrediente... Qual è l'ingrediente finale? Ciao, caro. Sì, sta funzionando. Sì, sei proprio nostro figlio. Cosa? Quanto è bello. Ero davvero vostro figlio, allora? Sì. Oh, aspettate. Voglio vedere un attimo, c'è uno specchio qua da qualche parte, l'avete bruciato? No, vorrei vedermi in faccia. Aspetta, vai sulla. Dovrei avere uno degli specchietti da borsa, un attimo. Ok. Oh, che bello. Voglio vedermi in faccia, mi sento in calore in questo momento, cioè nel senso, mi sento trovato... calorifero, cioè nel senso. Oh, ok, vediamo. Ecco qua. Wow, guardate, sono pieno di fuoco all'interno del mio corpo, che figo! È spettacolare questa sensazione. Mi sento infuocato. E ho anche dei poteri all'interno del mio inventario. Cosa posso fare? Intanto allontaniamoci da qua perché potresti mandare a fuoco tutto. Ah, giusto, ok. Cosa devo fare? Andiamo più verso di qua, magari. Devi sentire da dentro te stesso che potere è. Cosa? Tesoro. Come? Okay, ma qua c'è l'acqua, non è il nostro nemico l'acqua? Sì, però tranquillo, dai. Allora, prova a prendere uno dei tuoi poteri. Se non sbaglio, dovresti averne uno che si chiama qualcosa Fireball, giusto? La palla di fuoco, sì. Tua madre è internazionale, parla inglese. Esatto. Quindi, ok, ho capito. E quindi... poi provi a prendere. Vedi? Esatto. Che se bello! Impari a usarlo, diventerà grande. Davvero, diventerà grande. Sì, così. È più grande del mio. Sì. È vero. Aspetta, se lo butto a terra non fa nulla, brucia solo. E invece questo... Il nostro, diciamo che, guarda. Oh, rompe! Sì, la pietra non dovrebbe, perché è molto resistente, però gli altri oggetti sì. Vedi qua, ho rotto questo cancelletto che in teoria non dovevo rompere. È fighissima questa cosa, wow! Respiro di fuoco, posso anche bruciare con il mio alito infuocato. Sì. Così, guarda. Perché è infuocato. Ah, è c'è bellissimo. Un altro potere che non hai nel tuo inventario, però viene da te stesso. Devi raccogliere le fiamme che sono vicine a te e prenderle, usarle come potere. Così, guarda. Cosa? Ma è fighissimo! Esatto. Così raccoglierai il loro potere e lo potrai riusare in altri incantesimi. Io voglio imparare tutti questi poteri, però come faccio innanzitutto? Allenamento. Piano piano devi allenarti e poi ce la farai. Allora esatto. Spero ovviamente di diventare forte come lo siete stati voi, allora. Certo che lo diventerai. Lo spero vivamente. Ehi, voi! Cosa? Chi è? Chi sono quelli? Sono quelli dell'acqua. Che ci fate qui? Beh, è casa nostra? Sì, ma siete sopra la nostra casa. Oh. E quindi? È un potere così. Cosa? La nostra proprietà. No, il ponte l'abbiamo fatto proprio per non neanche vederla da lontano, quella schifosa. Però il tuo ponte sta toccando il nostro fiume. Ma esatto. È invasione di proprietà privata. Ma siete stupidi o cosa? Ma se facciamo pace... Ma chi sei tu? Pace! No, sono degli idioti, è impossibile. Andate a fare un giro, marmocchio! Ma come si permette? Ho sbagliato. Ho sbagliato comando. Va bene, lascia stare. Non controllare neanche i poteri. Cosa vuoi? Che mi prendete in giro? Andate a fare. Devi levare quel ponte. Perché vogliono che togli il ponte, papà? Perché sono degli idioti, sono dell'acqua, è normale, ogni persona nata dalla come cavolo si chiama, della città dell'acqua, sono degli idioti, nascono così, con le rotelle in meno. Ah, ho capito. Allora penso vivamente che rimarrò in quello del fuoco, perché se devo decidere è meglio stare con voi, dico bene. Cioè, è come se io scendessi ora e dicessi, no, la vostra acqua attraverso il mio regno. Che cavolo di roba. È vero, sono un po' egoisti quelli dell'acqua. E poi dicono che quelli del fuoco sono i peggio. Perché mi ricordo Avatar, dicevano che quelli del fuoco tipo sono quelli più cattivi. Però non credo che sia così in questo caso, dico bene. Noi siamo quelli più buoni.
Ma guarda te. Siamo allontanati apposta. E tu guarda questi. Che cosa strana. Allora sarò pronto a proteggervi, va bene? Va bene, piccolino. Bravo, figlio. Ok, perfetto. Ah, 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 no, sbrigatevi, ci sono attaccato, sbrigatevi. Ecco, sì. No, 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 no. Ok, venite qui. Oh! Usa il fuoco per salire. Ah, ha funzionato. Adesso. Ora cerchiamo di bucare. Sto ricaricando i miei poteri, tesoro. Puoi distruggere. Dove sono andati? Io riesco a fare poco con queste cose. Io li tengo dietro, va bene? Ah, vieni qua, tesoro. Via. Ok, se no non ci... sono... Ah, ci siamo? Ok, attenzione, vieni. Attenzione. Ah, la gomma! Vieni qua, devi volare. Usa i tuoi piedi. Infuocato! Bravo! Mi sono riuscito! Aspettate, mi sono ritornati di rimasti indietro. Vieni qua, piccolino, dai. Maledizione, sono laggiù. Cosa no? Prima o poi ti prenderemo. Scappiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Oh, hanno davvero rotto. Poi dicono che noi li stiamo... cioè, stiamo rovinando la loro casa. Sono loro che ci dobbiamo stanno... Dobbiamo convocare gli altri villaggi. È vero. Sì, sì. Da soli non possiamo fare nulla, soprattutto contro quelli dell'acqua. Oh, sì, Dio. Infatti. Io. Dobbiamo chiamare quelli dell'aria. Tenterò di aiutarvi.